Siamo a Las Vegas, la città degli eccessi. Morgan decide allora di fare la sua pazzia, sorvolare Las Vegas in elicottero. Un piccolo sfizio che si vuole togliere nell'ultima sua notte di libertà. Domani sera, finalmente, sarà a teatro a vedere Joelle Righetti, la nostra super mamma e showgirl, in azione. You look at their life and you think it would be so much better than this. Conosco Joelle da quando ha 17 anni. Muoveva i suoi primi passi nello spettacolo. Ci siamo aiutati a vicenda. In quel periodo usciva con il cantante del mio gruppo e siamo stati compagni di stanza per quasi 7 anni. Noi siamo uniti profondamente. L'ho tenuta sotto la mia ala mentre iniziava a suonare. Le ho insegnato praticamente tutto quello che sa di musica. Le basi forti le ha acquisite mentre frequentava il mio gruppo. Io la chiamo Mama Jo. Questo la dice lunga. Ha un istinto materno molto forte, e non perché ci sia una grande differenza di età, ma perché quello è il suo modo di prendersi cura di me, di coccolarmi. E lo stesso fa col resto del gruppo. Joelle si emoziona facilmente, a volte infatti si perde nelle sue emozioni, e allora la rimproveriamo. Joelle, torna in te! Manda SMS mentre canta, è una furia, ha un'energia così potente che poi sa trasformare in esibizioni davvero appassionate. Durante i concerti riesce a trasmettere tutta la sua energia, ma durante le prove è dappertutto, tranne che davanti al microfono. È irrefrenabile, ma è la sua potenza. Il terzo giorno è arrivato. L'emozione sale. Finalmente vedremo Joelle all'opera in uno dei teatri più quotati di Las Vegas. Prima però andiamo a prenderla a casa. Sei arrivata giusto in tempo per festeggiare con noi. Adoro le feste. Come stai, tesoro? Benissimo, vieni dentro. Grazie. Ragazzi, c'è Morgan. Ciao a tutti. Joelle ha invitato amici e parenti per salutare Morgan. Tutti ci raccontano di quanto Joelle e i suoi familiari siano uniti e pronti ad accoglierti con calore. In più, cucinano benissimo. Ho sempre detto a Joelle di fare del suo meglio e di diventare la donna che voleva essere. Libera la tua energia e dai il meglio di te. Tutto il meglio. Ha una voce strepitosa e quando si esibisce è favolosa. Quindi l'ho solo incoraggiata a dare il 100%. Ad ascoltare e imparare a fare tutto ciò che le viene dal cuore. Da quanto siete in scena con Vegas The Show? Un anno e mezzo.
Un anno e mezzo. E quante audizioni hai dovuto superare per ottenere il lavoro? Una. E se devo essere sincera, non sapevo nemmeno per cosa fosse l'audizione. Davvero? Sì. Era così piccola, non aveva l'età. E ha mentito sui suoi anni, ma era così determinata. Voleva esibirsi su un palco di Vegas. Ha provato e ha ottenuto la parte. Era nello spettacolo ed è stata stupenda. Io e Joanne siamo orgogliosi di lei. Lo sapevamo fin dall'inizio che ce l'avrebbe fatta. Ha fatto un ottimo lavoro in tutti gli spettacoli che ha fatto. In tutti quanti. Scrivo canzoni, suono la chitarra, sono una donna rock. Questo qui per me è il lavoro, ciò che mi fa guadagnare. Per me è un onore essere in questo show, ma non mi soddisfa qui. Davvero? No. Perché qui bisogna andare come un treno e non c'è tempo per discutere. Una sera avevo l'influenza, ho vomitato e poi sono salita sul palco. Bisogna fare così, non c'è altro modo. Qui le persone pagano per vedere lo spettacolo, non importa se stai male. Vomiti, ma dopo devi sorridere e salire sul palco. Nessuno si interessa a te. È per questo che amo la mia comunità, loro mi sono vicini davvero e mi amano. Purtroppo chi non ti conosce non ti ama. Non interessa a nessuno se ti sei svegliata alle 6 dopo aver fatto tardi la notte al lavoro. Non è una scusa. Perciò è meglio non dire niente a nessuno. Potrebbe succedere di stare tutta la notte sveglia per mio figlio, ma nessuno lo sa. Non posso dirlo. A nessuno. E sai perché? Sarebbe un segnale di debolezza. Se vuoi il lavoro, devi fare questo sporco lavoro senza fiatare. Qui è così. È tosta. Lavoro qui in Vegas, quindi per me è normale. Non credo di essere speciale. Per me oggi è un qualsiasi giorno lavorativo e sono una mamma. Sei Rockin' Joe. Certo, mi chiamano Rockin' Joe. Sono parte di una comunità qui. Mi piace sentirmi amata e stare con tanti amici. Mi piace essere presente nella vita degli altri profondamente. I rapporti che nascono al lavoro dietro le quinte contano molto di più di ciò che il pubblico pensa di me quando sono sul palco. Non è importante quanti premi ricevi, ma che tipo di persona sei. Sei una persona presente, brava? Aiuteresti chi ne ha bisogno? Per me, alla fine della giornata, queste sono le cose che contano. Joel ci ha ricordato che una medaglia ha sempre due facce. Ed è con questa lezione che Morgan prosegue il suo viaggio.